dopo 16 anni in FIOM, 20 in tutto di sindacato, ti è stato revocato il distacco sindacale. In pratica cosa significa? È stato fatto fuori? Sono stati dati 20 giorni, con prima a voce, poi con una lettera ufficiale dell'organizzazione a firma di Landini. Mi è stato comunicato che l'organizzazione non ha più bisogno, è venuta meno la condizione che aveva portato al mio distacco sindacale, e quindi mi invita a prendere quanto prima contatto con l'azienda, cosa che ho già fatto, per la riammissione in servizio. È un licenziamento a tutti gli effetti, perché una cosa del genere non è mai accaduta, non è mai accaduta su singoli compagni e compagne, non è mai accaduta, tantomeno mai accaduta con chi fa rappresentante e portavoce dell'unica area di opposizione dentro la CGIL. E non è, diciamo, non bisogna girarci molto intorno per capire che è un attacco violento al pluralismo dell'organizzazione. È un attacco violento al diritto di una parte che ha avuto consenso nelle assemblee dei lavoratori e lavoratrici al congresso di organizzarsi e di avere un punto di vista dentro l'organizzazione. Su 20.000 funzionari di questo palazzo, in tutta Italia ovviamente, io vengo cacciato senza aver senza aver commesso nulla, senza aver fatto nessun, diciamo, non è il mio lavoro in discussione. In discussione è il fatto che, appunto, la FIOM ha deciso di non avere più nessuna opposizione all'interno. Io a ottobre ti avevo incontrato durante il corteo di Unions e, malgrado l'entusiasmo di quella giornata, tu non dico che fossi critico, però insomma non eri contento. Qualcosa già cominciavi a sentire, insomma. Ma sì, perché anche il mio licenziamento, che cos'è tutto sommato? È la risposta violenta di un'organizzazione che è in grande crisi, che è in grande crisi. All'epoca, mi ricordo, ti dissi, se non sbaglio, ma questa era l'analisi che feci io, che facemmo come area, la questione di una possibile campagna referendaria, la nascita di Unions, della coalizione sociale, serviva a fare, era parte di quella cortina fumogena per coprire una sconfitta terribile della CGIL sul Jobs Act, questa è la verità. Lo sciopero del 12 dicembre del 2014 ha chiuso una fase in maniera, diciamo, non particolarmente trionfante per la CGIL, e ne ha aperta una pesantissima, che è quella dell'adattamento alla realtà. Al di là appunto della formazione di Union e della grossa esposizione mediatica di Landini, insomma Landini è quello che urla in TV, quello che difende i lavoratori, però chi si intende un po', chi segue le cose di sindacato sa che c'era appunto aree come la tua in FIOM che non erano contente. Ma, questo è un grande equivoco che sta succedendo per quanto riguarda il sindacato, insomma, ma questa FIOM non è più neanche la FIOM, cioè fa poco. Sì. Assolutamente sì, un grande equivoco, perché è evidente che non è solo il mio licenziamento, ma è la linea contrattuale. Landini ha riabilitato Marchionne, infatti io scrivevo licenzia un Sergio e riabilita l'altro, no? L'altro Sergio. A qualcuno gli piace quello che si chiama Marchionne, a qualcuno gli piace l'altro, perché l'altro ha rappresentato un'idea collettiva che qualche anno fa era patrimonio dello stesso Landini. Poi Landini abbraccia Cisle Will, abbraccia la CGIL e la Camusso, non c'è più nessuna distinzione con Susanna Camusso. Quindi è ovvio, diciamo, quantomeno alla sinistra larga e diffusa, che c'è un cambio di strategia della FIOM, questo è del tutto evidente. Poi gli atti violenti fatti nella vita dell'organizzazione sul pluralismo chiudono un po' il cerchio. A questo ci aggiungo, la cosa che mi preme più del mio licenziamento, è il fatto che questa organizzazione abbia sancito per la prima volta nella sua storia l'incompatibilità tra l'appartenenza alla CGIL e la libera iniziativa sociale. Puoi essere scritto in CGIL, ma non puoi costituire comitati di cittadini, cioè ogni cosa che sulla carta può avere un profilo parasindacale, diciamo, che può esercitare un ruolo che esercita la stessa CGIL. A Livorno i nostri compagni sono stati raggiunti da una lettera alla Camera del Lavoro che diceva: attenzione, perché la vostra iniziativa è in contrasto con la nostra organizzazione, semplicemente per aver partecipato a un comitato cittadino. I delegati FCA di Termoli, di Melfi, che si sono organizzati, hanno scioperato in dissenso all'organizzazione, ma il diritto di sciopero non è dell'organizzazione, hanno ricevuto anche loro una letterina dei 7 giorni,
a me hanno dato qualche giorno in più, però mi hanno licenziato, a loro ancora non gli hanno risposto, gli hanno dato 7 giorni per rispondere alla contestazione al debito di aver nella loro iniziativa sindacale nel luogo di lavoro di essere incompatibili con la linea dell'organizzazione, perché appunto non si sottomettono. Cioè, quello che stai dicendo è che da tempo vi, non dico impedivano, ma vi ostacolavano nel lavoro all'interno dell'organizzazione, cioè insomma non andavate bene, era forse una linea troppo massimalista la vostra. Non andavamo bene, la CGIL ha deciso, credo che abbia deciso che c'è una forma di dissenso che gli va bene, ed è quel dissenso che dentro l'organismo dirigente si può esprimere nella discussione collettiva, no? Laddove c'è ancora la discussione collettiva, però per il resto poi non può esercitare. Una volta che un direttivo, un organismo decide una linea, la CGIL e la FIOM pretendono che quella linea valga per tutti. Ma in che senso lo dico valga per tutti? Nel senso che qualcuno può lavorare contro la propria organizzazione? No, io ne rivendico il diritto però ad avere un punto di vista diverso anche rispetto poi all'applicazione, a concretamente, delle scelte dell'organizzazione. Faccio un esempio su tutti. Tanti anni fa c'è stata la campagna per l'adesione ai fondi di previdenza complementare. Noi sostenemmo all'epoca, insieme a tanti altri, a tanti sindacati di base anche, la costituzione di un comitato contro lo scippo del TFR. Eppure la CGIL era assolutamente per l'adesione a quei fondi dei lavoratori per costruire la seconda gamba previdenziale. Ovviamente avevamo ragione noi, purtroppo. E noi facciamo una campagna pubblica per dire non aderite, ma mai nessuno all'epoca si è sognato di dire che noi eravamo incompatibili e dovevamo essere cacciati per questo. Siamo un cambio vero, non ci sono più gruppi dirigenti all'altezza di gestire il dissenso. Appunto, arriviamo al punto, al di là del personale, perché qui stiamo parlando di politica e di lavoro. Per quanto riguarda Maurizio Landini, questa è una brutta macchia o comunque è uno dei passaggi necessari per scalare la segreteria magari? Beh, certo che se ci voleva un biglietto da visita per testimoniare di essere per la prima volta un segretario che fa sul serio, questo è vero. Fa sul serio per colpire i delegati che scioperano nelle aziende, fa sul serio diciamo le aziende in FCA, quindi con un valore straordinario, diciamo, quello che sta succedendo tra FIOM e delegati FCA, lo fa col sottoscritto, quindi licenziando il portavoce di un'area di opposizione. E diciamo che agli occhi, siccome i padroni guardano queste cose, guardano bene, guardano attentamente, non dimentico mai che quando il giorno dopo la mia cacciata dalla segreteria, nell'ottobre del 2012, il Sole 24 Ore riservò una parte significativa col titolo "La FIOM caccia la sinistra sindacale". Queste cose hanno sempre un effetto, e anche dentro questo palazzo. Chi meglio oggi di Landini può rappresentare l'idea di una confederazione che sa tenere il polso in una vita interna burrascosa? Tutta questa storia di Unions come finirà, se già non è finita? C'è ancora la storia di Unions?